Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo del cardio in cut, se inserirlo, come inserirlo, perché inserirlo e andiamo un po' a fare un bilancio di pro e contro delle varie strategie. Allora, ho fatto un video recentemente sullo Stubborn Fat Protocol di McDonald's, quindi potete intuire che il cardio in cut è sicuramente un'arma che io personalmente consiglio, che utilizzo, anche se non magari la prima per eccellenza, però comunque va, a mio avviso, inserita in un protocollo di definizione. E anche in massa a dirla tutta. Comunque, allora diciamo che in termini di bodybuilding il cut viene inteso come metodo per aumentare il dispendio energetico. Problema principale, per quanto questo sia vero, è che non è un allenamento specifico per il nostro scopo specifico, nel senso che logicamente il cardio, al di là del dispendio energetico, non ci porta poi a quell'input, o comunque non va a segnalare al nostro corpo quella necessità di adattamento ipertrofico, comunque di salvaguardia del tessuto muscolare che a noi tanto preme di interesse, e questa è effettivamente un po' la problematica di Brasi. Quindi bisogna un po' bilanciare quelli che sono i pro e i contro dell'inserire un protocollo di cardio e poi alla fine vi darò qualche alternativa interessante. Allora, iniziamo con i pro. Voglio iniziare con i pro, inizio sempre con i contro, iniziamo con i pro che cercano di renderla un po' più positiva. Innanzitutto è che logicamente il cardio c'è un alto dispendio energetico come attività in assoluto, e l'attività poi soprattutto se HIIT, che ci permette in termini di tempo di dispendere più energie. Quindi logicamente, se vogliamo puntare a aumentare in maniera massiccia il nostro consumo energetico, il cardio è l'arma che fa per noi. Il secondo punto è che logicamente ci permette un adattamento cardiovascolare, non soltanto in termini di benefici cardiovascolari, che questo diciamo che è il terzo punto, ma un adattamento vero e proprio che si riflette in maniera positiva sul nostro allenamento. In altre parole, se quando fate magari un cluster set sulla squat cedete perché avete troppo il fiatone, allora forse è il caso di provare a inserire un po' di cardio, di variare bene o male la strategia e i vostri tempi di recupero in palestra. E l'adattamento cardiovascolare che abbiamo col cardio logicamente c'ha un transfer diretto anche in sala pesi. E l'ultimo punto è che se parliamo di cardio LISS, quindi steady state a bassa intensità, ecco, c'ha un beneficio che è quello di consumare poco il glicogeno muscolare. Quindi logicamente in cut noi cerchiamo di salvaguardare il più possibile il glicogeno muscolare, perché è quello che ci dà pienezza e soprattutto quello che ci permette di esprimere performance. Ecco, in fase di cut il LISS ha questo beneficio, risparmia glicogeno muscolare. Passando invece ai contro, il primo contro principale è quello di un alto stress nervoso e neurale, nel senso che comunque il cardio ci fa cagare a tutti quanti, non lo apprezziamo e logicamente è un peso. Questo comporta dei fastidi e delle problematiche in termini di compliance con tutto il protocollo di alimentazione e di allenamento. L'altro conto principale riguarda il cardio HIIT, nel senso che l'HIIT ha anche un impatto neurale molto più forte, quindi là c'è proprio il rischio di un calo di performance in sala pesi, perché comunque ci alleniamo, diamo un'altra botta, un altro allenamento ad alta intensità nella nostra settimana, nella nostra programmazione, ma soprattutto va a esaurire le scorte di glicogeno muscolare perché stiamo allenando ad alta intensità. Quindi logicamente l'HIIT tende, e questo lo potete vedere se seguite un atleta, se lo compite durante un protocollo di definizione, tende a svuotare molto e soprattutto a portare una difficoltà nell'atleta di riempirsi di nuovo. Quindi da questo punto di vista va saputo gestire. Ok, quindi a questo punto cerchiamo di capire come modulare il cardio. Ora, dal mio punto di vista, voi sapete che il cut prevede delle fasi di diciamo discesa da un punto di vista calorico o comunque di deficit energetico e delle fasi poi di risalita per raggiungere la top condition. Ne ho già parlato nel video in cui ho presentato Vulcano. Ora, sostanzialmente, nella fase di discesa quello che dobbiamo fare è creare quanto più deficit energetico possibile, andare in qualche modo anche a svuotare i muscoli, perché poi li mettiamo nella condizione, nella voglia di andare a riempirsi, e quindi il processo di sovracompensazione sarà molto più accentuato. Quindi questo si sposa bene con protocolli di HIIT ad alta intensità. Quindi nella prima fase di definizione io sicuramente vado ad inserire l'HIIT, o meglio, se devo inserirlo, lo inserisco nella prima fase di definizione. A questo punto protocolli di HIIT ibrido con LISS, lo Stubborn Fat mi piace molto da inserire in questa prima fase. Quando arrivo alla BF target, poi rinizio a salire in fase di risalita, allora mi piace shiftare totalmente sul LISS. Perché? Perché mi devo riempire, l'HIIT mi impedisce di riempirmi, mi crea molte difficoltà, devo in qualche modo anche diminuire il deficit energetico, devo diminuire lo stress neurale, devo scaricare dall'allenamento per anche diminuire lo stato di infiammazione generale che con l'HIIT purtroppo si crea e non si crea. Quindi logicamente il LISS è una scelta molto più appropriata. Quindi ricapitolando, in discesa protocolli ibridi LISS
e i dit, di nuovo stile stubborn fat come concept. Poi quando si passa a risalire si passa soltanto all'utilizzo dell'IS, e ovviamente va modulato in base alla nostra richiesta, nel senso che se volete scendere tanto con le calorie e preferite risparmiarvi col cardio lo potete fare, se preferite rimanere più alti con le calorie e puntare tanto a creare deficit col cardio, allora lo potete fare e creerete molto molto deficit col cardio andando a spingere sull'acceleratore. E quindi per dare delle conclusioni in merito al cardio, allora, un'arma molto potente, io personalmente approvo e credo che debba essere inserita ovviamente contestualizzata in questo modo nei nostri protocolli. Ora, per quanto potente, non è comunque la mia arma preferita, nel senso che ci sono due approcci in realtà, alternativi o cumulativi se vogliamo, che io personalmente preferisco. Il primo approccio è la big giornaliera, ne ho già parlato. Che cosa succede con la big giornaliera? Che noi il nostro volume di allenamento lo dividiamo in più allenamenti, anche due volte al giorno. Questo che cosa ci permette? Che sostanzialmente invece di fare di un allenamento di 2 ore e poi tornare a far cardio, faccio un allenamento di 1 ora e poi un allenamento di 1 ora il pomeriggio. Ora, che cosa succede? Che questi allenamenti in realtà saranno 1 ora e un quarto, perché ovviamente dividendolo in due avrò 2 warm up da fare, 2 cool down da fare, ma saranno 2 allenamenti molto molto più produttivi, quindi il boost energetico che andranno a darmi sarà molto più alto e ci sarà soprattutto un aumento esponenziale dell'epoch. Quindi sostanzialmente con una big giornaliera sembrerà la stessa cosa perché il volume è sempre lo stesso, però vi assicuro che lo potrete percepire, lo vedrete, inizierete a perdere tantissima massa grassa e logicamente manterrete anche in maniera ottimale la massa magra. Quindi la big giornaliera come strategia mi piace molto. Secondo approccio che mi piace utilizzare in maniera anche cumulativa è quella di puntare sul NEAT. Il NEAT sostanzialmente è il dispendio energetico derivante da attività fisica involontaria, quindi salgo le scale piuttosto che l'ascensore, sto in piedi piuttosto che sto seduto, vado a piedi piuttosto che prendo il tram. Ecco, tutti questi piccoli output sono piccoli mattoncini che a fine giornata mi creano un tot di dispendio. Pensate semplicemente a una persona che magari sta sedentaria, una persona che magari lavora tutto il giorno stando in piedi o comunque muovendo cose. Ecco, logicamente da una parte abbiamo un certo dispendio energetico, dall'altra un altro dispendio energetico. Il vantaggio principale del NEAT qual è? Che c'è un dispendio che, possiamo dire, di cui neanche ti accorgi, nel senso che te ne accorgi da un punto di vista energetico, ma non ha tutti quei contro specifici del cardio, ossia che sono attività non funzionali, non specifiche per quello che vogliamo noi. Sostanzialmente noi dal cardio ricerchiamo solo il dispendio energetico, però oltre a questo dispendio ci dà alcuni contro. Il NEAT è puro dispendio energetico, quindi camminare, la passeggiata oppure spostare cose, pulire per casa, sono tutte cose che creano dispendio senza che vadano a impattare negativamente sulla performance, almeno non più di quello che il dispendio energetico e il deficit energetico fa di per sé. Quindi cercate di mantenere il NEAT sempre alto in fase di finizione prima di ricorrere a ore e ore di cardio, privilegiate questo discorso del NEAT e gestite e modulate il cardio di conseguenza. Se potete fate la big giornaliera, ma solo se potete, se vi è comodo, perché di nuovo non dovete stare a impazzire per impostarla, perché altrimenti non ha reali benefici. E detto questo, è tutto per quanto riguarda la gestione del cardio in fase di CAT. Ora vi invito a scrivere il vostro punto di vista e come voi personalmente vi trovate e vi gestite, in questo modo staremo confronto che tanto ci piace, e logicamente vi invito a seguirci qua su YouTube e soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi. E detto questo, vi rimando al prossimo video.